Mimir, perché Freya ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferirlo. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Sono solo vanterie. Tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto, Mimir. Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo un incantesimo. Mimir, alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Vi ci vorrà solo un momento. Spero che stia bene. Mimir, siamo nell'alto. Perfetto, attracca al ponte. Testa, come parliamo col serpente? C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Finalmente, il corno. Bene, poggiami le labbra sul corno. Fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma non gli fa male? Beh, tra lui e Thor non è mai corso il sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No, chiedigli solo di Jotun. Auguratemi buona fortuna. Jormungandr. Siamo fortunati, amici. Si ricorda di me. Sa della vostra triste perdita e vi aiuterà. Efnium fungo. Curioso. Che succede? Oh, niente di cui preoccuparsi. Che sta facendo? Si assicura che andiamo nella direzione giusta. Ascolta attentamente. Servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Aspetta, guarda! L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa.
Dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò. Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare. Dov'è lo scalpello? Proseguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro. Non mi hai mai detto che Freya ti ha sputato in faccia. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Entrambe le fazioni subirono perdite tremende. E a molti di noi, a dirla tutta, la guerra non piaceva più. Era solo uno spreco di vite preziose. Concordi, fratello? Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Capisco perfettamente. Finirò più tardi. Ah, bene. Lo scalpello speciale è oltre questa porta. Ti seguo a ruota! Questo scalpello, che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante, nome Tal, che nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere al mondo. Tamor sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rintur, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Bonk! Il gigante colpì suo figlio. Rintur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì, ma nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard, solo e smarrito. Purtroppo, attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di notte, lontano da casa. Thor,
E poi, cos'è successo? Lo vedrai. Thor l'ha ucciso. Oh no, cadde su un villaggio. Già, quando cadde, Tamur distrusse un luogo incantevole devoto al dio Vanir, Njord. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato. Un Wulver! Una bestia pericolosa. Annientiamola insieme. Butta a terra! La punta, sì. Uno scalpello davvero enorme. Roma! Maledizione, sembra non faccia nulla. Bel numero. Grazie. Idea sua. Roma! I sopravvissuti? Oh, Tamur era un gigante di ghiaccio. Il suo ultimo respiro ha congelato tutto. Eccolo là! Trova la punta dello scalpello. Ci serve la sua magia. Nemici, più avanti! Sono sempre pronto. Ok, andiamo! Wulver a sinistra! Seguimi, Atreus. Arrivo.
Sono pronto. Incubi! Schifosi insetti! Roma! Come scendiamo? Ho un'idea. Davvero? Non sorprenderti. Senza offesa, ma penso che neanche Thor con il suo Mjolnir possa distruggere quel ghiaccio. Allora Thor è stolto. Sarà interessante. Ehi! Al tuo piano! A lungo. Wow, è stato fantastico quel colpo. Tieni, prendi. Hai sprecato una mela perfettamente sana. Come mai non ti ho visto? Non ci sono nascondigli qui. Oh, quello. È un piccolo trucco della mia gente. Un modo speciale per non farsi vedere. Diventi invisibile? In realtà ho il potere di entrare nel regno tra i regni. Ma la tua mente non comprende quello che vede, perciò non vede niente di niente. È così che possiamo evitare di usare le armi che fabbrichiamo. Non sembra funzionare sui draghi, però. Tuo fratello ha chiesto se mangi abbastanza. Posso dirgli di sì? Brock vi ha chiesto di me. Il fiato gli puzzava di idromele. Gliel'hai fatta toccare di nuovo. Ah!
Forza, andiamo! Ecco perché Brock era nel tempio quando l'acqua è calata. È passato da un regno all'altro. Ok, ora zitti. Mi serve assoluto silenzio per questo. Eccoti, sempre. Ah, che cosa vi porta qui, amici? Per te? Che manca ancora? Scelga pure, signorino. Fatevi sentire! Roma! Allora, la tua idea? Non ci arrivi. Conoscendoti, non rimarremo di certo qui. Ma come avanziamo? Povero Fafnir, il confine tra ambizione e cupidigia è molto labile. Entriamo là dentro. Sì. Proveremo come rompere il ghiaccio e prendere la punta dello scalpello. No. Ci penso su.
Devi essere pronto. L'armatura è tosta. Ho detto, padre. L'ho sentito anch'io. Sono pronto. L'ho butto a terra. Che ci facciamo? Mimir, hai già visto questo posto? Sì, sono venuto qui in missione diplomatica tempo fa per mediare tra Asgard e Vanaheim. La guerra, così tanti morti. Non sapevo però che Thor fosse già andato a massacrare i giganti. Cosa c'entravano i giganti in una guerra tra dei? Nulla, cazzo. È questa la tragedia. Non si erano schierati, ma la paranoia di Odino è inferiore solo alla sete di sangue di Thor.